altro cross. Ma che è? Ma che ti sei inventato? No, vabbè, dai, ma non è possibile però. Ma che si inventa questo stasera? Cioè, io non c'ho parole, guarda, veramente. Io non c'ho parole, guarda, non c'ho parole. Veramente non c'ho parole stasera. Le siamo viste tutti i colori. Ma che si è inventato? Assolutamente calcio, cioè pazzesco, guarda, allucinante. Allucinante. Non lo so. Calcio di rigore per il Valencia sul dischetto Pareco, ma se ne sta andando il sesto minuto del recupero, fischia Priccia. Parte Pareco. Cesri! Cesri! Così! Due coglioni così, due coglioni così. Vamos Juve! Valencia Juve, prima giornata, gruppo H, UEFA Champions League, live reaction, fino alla fine, vamos Juve! Vai Cristiano! No! Che cazzo si ha magnato, cazzo però! Poi! No! Madonna, ma non è possibile però! Cestimo Magnenne, porco due, oh. Ma che è? Che gli ha fatto? Che gli ha fatto? Ma che gli ha fatto? Ma cosa gli ha fatto? Ma cosa gli ha fatto? Cioè, che vergogna, guarda, oh. Che vergogna, guarda, oh. Che vergogna la UEFA, porco due, oh. Che vergogna, oh. Che vergogna, oh. Porco due, che vergogna, guarda, oh. Ma non c'è se crede, oh, ma non c'è se crede, ma non c'è se crede. Mi sto a piangere, se mi sto. Siamo sulle del quarantesimo, sempre 0-0. No, in tre il pallone in aria d'ora. Parte la cross. E qui. Resta lì. Doppio tentativo ancora. E la sinistra. Guarda tu che sfiga, oh. Va, va, rigore. Rigore. Dai, Emire. Un minuto più eventuale del duro, chiuso il primo tempo. Rischia Breccia, ricorsa breve. Piadi! Sì! Ultimamente in vantaggio con un arbitraggio vergognoso, vergognoso, vergogna UEFA, vergogna! La bandierina Pjanic, palla in mezzo. Oh, rigore, rigore, è rigore, e c'è un altro rigore, e c'è un altro rigore. Murillo. Vai, scarponi all'Inter, scarposi qui, non è che i giocatori cambia, Dai, Emire. Parte piani. Sì! Maledetti! Fratelli e sorelle, ciao a tutti, bentrovati, benvenuti in questo mio nuovo video. Le serate europee della Juventus non sono mai banali nel bene e nel male, perché stasera davvero al Mestalla è successo di tutto, un arbitraggio vergognoso che io metto dietro soltanto per i tanti episodi controversi, lo metto dietro soltanto alla finale col Borussia che perdemmo 3-1, perché davvero l'arbitro in questione stasera ne ha fatte di tutti i colori, ma nonostante questo un arbitraggio vergognoso, tra i più vergognosi mai visti davvero nella UEFA Champions League, non tarpa le ali ad una Juventus che gioca una partita maestosa in 10 per oltre un'ora, che stava dominando fino all'espulsione di Ronaldo, che era andata vicinissimo al gol con le due occasioni pazzesche di Mandzukic prima, di Khedira
poi che perde lo stesso Khedira per infortunio, che perde Cristiano Ronaldo che esce in lacrime alla sua prima espulsione in Champions League, come tutti avete visto, ma questa squadra oramai ha acquisito la consapevolezza di essere una grandissima d'Europa e vince una partita che sarà ovviamente decisiva in trasferta al Mestalla ai fini della qualificazione e può anche darsi alla vittoria del girone H in una maniera incredibile, vincendo con due rigori ineccepibili, assolutamente trasformati da Pjanic, e poi con una partita di logica, ovvia sofferenza nella ripresa, ma con una sofferenza intelligente perché alla fine loro di occasioni clamorose, a parte giusto appunto il calcio di rigore negli ultimi 30 secondi di partita, praticamente non ne hanno avute. Una Juventus che, come detto, fino all'espulsione di Ronaldo stava dominando. Abbiamo avuto quelle due occasioni pazzesche con Mandzukic e Khedira, e poi succede quello che avete visto, perché insomma Ronaldo viene espulso nella maniera pazzesca, assurda, inaudita che avete potuto vedere, e poi c'è il rigore su Cancelo, sul quale Pareco doveva essere espulso, perché se tu non espelli per una roba del genere in area di rigore, perché cosa espelli? Cioè gli deve spezzare la gamba perché venga tirato fuori il cartellino rosso nella ripresa. Altro rigore ineccepibile per la Juventus, e poi il finale horror orribile che abbiamo visto, perché Rugani salta in maniera regolare, composta, prendendo posizione in maniera congrua al movimento del corpo, se inventano questo rigore, ma Szczęsny fa giustizia. Io penso che non ci sia altro da aggiungere per questa serata europea della Juventus, che quindi parte in maniera davvero roboante nel girone H con una vittoria tanto strameritata quanto difficile e, se possibile, ancor più importante, giocando una partita semplicemente maestosa. Difficile trovarne uno stasera per abnegazione, per sacrificio. Hanno davvero sputato sangue sul campo. Bernardeschi che la finisce coi crampi, per dire, Douglas Costa che si fa male. Davvero, ne sono successe di tutti i colori. Le serate europee della Juventus non sono mai banali, come detto, però, come ha scritto De Marco su Twitter, è veramente vergognoso e, come dire, pazzescamente assurdo che una competizione che porta, che costa, che vale 2 miliardi di euro non abbia ancora il VAR e ci siano ancora gli arbitri di porta, che, permettetemi, cioè, che cosa caspita ha visto quello lì? Che cosa gli ha detto? Perché lì la responsabilità se l'ha presa l'arbitro di porta. Quindi, vabbè, comunque, è andata bene, nonostante tutto, contro tutto e tutti, grande partenza della Juventus in Champions, bene così, altra grande, grandissima serata europea della Juventus. Vi saluto, ci vediamo al Pro Champions. Il processo per la Champions sarà il Pro Champions, forse domani, forse venerdì. Stay tuned e, come sempre, fino alla fine, vamos Juve! Orgoglioso di voi, davvero, fino alla fine. Ciao a tutti!